Sono il generale nella riserva Antonio Antolini, ho lavorato ad Armaereo per molti anni, sono in pensione da una quindicina di anni. Recentemente è avvenuto un episodio che sicuramente passerà alla storia dell'Aeronautica. Esattamente lunedì 19 aprile, per la prima volta nella storia, un aeromobile costruito sulla Terra è riuscito a volare in un altro pianeta. Slide per piacere. Eccolo qua. Questo piccolo elicottero che si chiama Ingenuity, che non vuol dire ingenuità, ma vuol dire ingegno, come dicevo prima, è riuscito a volare il 19 aprile sulla superficie di Marte. Ovviamente, prima di arrivare sulla superficie di Marte, ha dovuto fare un bel tragitto. Vediamo brevemente come ha fatto ad arrivare su Marte. Seconda diapositiva, per favore. L'elicottero è partito, cioè l'elicottero, la missione è partita dalla Terra il 30 luglio del 2020, da Cape Canaveral. Un viaggio interplanetario viene fatto usualmente usando una traiettoria ellittica che sia tangente alle due traiettorie quasi circolari dei due pianeti. In questa immagine vediamo la Terra, una circonferenza interna, e la traiettoria di Marte, una circonferenza esterna. Innanzitutto, per un viaggio interplanetario abbiamo due grosse fortune. Una, che le traiettorie sono quasi coplanari. Due, che le rivoluzioni sono tutte nello stesso senso. Allora, viste dall'alto, in questa foto, i due pianeti girano in senso antiorario. Allora, il mezzo parte dalla Terra quando si trova nel punto P, appena uscito dall'orbita terrestre, bisogna dare un incremento di energia per immetterlo in una orbita ellittica che è quella tratteggiata, perché sappiamo dalle leggi di Keplero che tutti i corpi intorno al Sole compiono orbite circolari, orbite ellittiche, il Sole occupa uno dei corpi. Quest'orbita ellittica deve essere tale che dovrà essere tangente all'orbita di Marte. Quando arriva nel punto A, premetto che bisogna averla lanciata nel momento opportuno in cui Marte, quando l'astronave arriva in A, anche Marte si trova in A. Quando arriva in A, gli dà un altro incremento di energia per stabilizzarla sull'orbita di Marte, dopodiché comincia la discesa sul pianeta. Solo che questa traiettoria sarebbe durata circa 300 giorni, per una lunghezza di 550 km. In realtà, che è successo? Che il nostro viaggio ha durato 203 giorni e l'astronave ha fatto 470 km. Perché? Perché ha preso una specie di scorciatoia. Mi mandi l'altra diapositiva, per favore. Ecco, in realtà, anziché è partito da questo punto, anziché compiere un'orbita semiellittica, ha compiuto una, due, tre, quattro archi di ellisse più altre manovre nel punto finale. Ovviamente in questi punti dove c'è stato il cambiamento dell'orbita sono dovuti intervenire i razzi per fornire ulteriore energia all'astronave. Questo ha fatto sì che si è consumata sempre energia, però il viaggio è durato molto di meno e siamo arrivati in questa posizione. Ovviamente è stata scelta questa traiettoria perché noi nel discorso precedente abbiamo ipotizzato le orbite circolari. In realtà le orbite non sono circolari e quindi questa avranno sicuramente previsto che era la migliore da poter fare. Durante tutto questo viaggio, l'elicotterino è rimasto impacchettato sotto la pancia. Mandi la numero 4, per favore. È rimasto impacchettato sotto la pancia del fuoristrada, chiamiamolo così, il rover che si chiama Perseverance, che sarebbe l'erede del Curiosity che sta già su Marte da diversi anni. Quindi ha dovuto superare lo stress del lancio, lo stress del viaggio e lo stress dell'atterraggio su Marte.
impacchettato là sotto. L'atterraggio è stato particolarmente critico, perché l'astronave è entrata nell'atmosfera, ha cominciato a essere sganciati pezzi di scudo termico, poi si è aperto un paracadute. Dopodiché, la fase di abbattaggio, scusate l'espressione, vera e propria, è avvenuta tramite un pezzo di astronave che è tenuta in alto da quattro motori a razzo, e un Argano ha calato il rover, il Perseverance, con attaccato sotto il mastro di Tortellino. E ovviamente, qualche giorno dopo l'abbattaggio, il Perseverance ha sganciato il piccolo elicottero, che così è depositato per la prima volta sul territorio marziano. Prima della fase dello sgancio, vedete, l'elicotterino ha dovuto allungare le gambe, aprire i rotori, e dopodiché è andato per terra. Fase molto critica, tale che se il meccanismo di rilascio in qualche modo si fosse inceppato, non c'era praticamente nessun'altra possibilità di risolvere il problema, e probabilmente la missione Ingenuity sarebbe fallita. Dopo averlo lasciato a terra, il rover si è allontanato di una sessantina di metri per stare lontano, per essere sicuri che poi Ingenuity, durante le sue operazioni, non andasse a danneggiarlo, mettendo in pericolo tutto il resto della missione, perché dobbiamo premettere che la missione Ingenuity è solo una parte molto piccola della missione di Perseverance. Perseverance su Marte, con una serie di apparecchiature scientifiche piuttosto complesse, una serie di analisi di fare molto, molto, molto complicati. Invece la missione dell'elicottero era esclusivamente quella di dimostrare che si può volare, non è nessun'altra cosa da fare, se non qualche figura di grande, ne parliamo più tardi. Come è fatto questo elicottero? Passiamo alla prossima diapositiva. Come è fatto questo elicottero? Innanzitutto, diciamo che è molto piccolo. Ha una massa di 1,8 kg sulla Terra, cioè questa è la massa. Sulla Terra peserebbe 1,8 kg. Su Marte circa un terzo pesa molto di meno, pesa 660 grammi per la precisione. Ha due rotori controrotanti del diametro di 1,20 m, l'altezza massima è di circa mezzo metro, quello scatolotto in mezzo ha un lato di una quindicina di centimetri, i due rotori sono controrotanti, nel senso che una coppia gira da una parte, una in senso orario e l'altra in senso orario, e durante il volo fanno 400 giri, 2.400 giri al minuto, che corrispondono a 40 giri al secondo. È circa 10 volte tanto quella di un elicottero normale. D'altra parte, dalle piccole dimensioni bisogna capirlo. Le quattro gambe in fibra di carbonio sono una quarantina di centimetri. Al di sopra dei due rotori c'è il pannello con le cellule fotovoltaiche che servono a caricare, e le sei batterie al litio che stanno dentro la scatola. Nella scatola c'è anche l'avionica che serve al pilotaggio e alle comunicazioni con il rover, e ci sono due macchine fotografiche, una verso il basso, in bianco e nero, che serve per la navigazione, per riconoscere il terreno e navigare, e una è su un lato, a circa 22 gradi verso il basso, a colori, che serve per prendere delle foto del terreno anche a lunga scadenza. Teniamo presente che l'atmosfera su Marte ha una densità che è circa un centesimo di quello sulla Terra, equivale a un'altitudine sulla Terra di 30.000 metri circa. Quindi questo è uno degli altri aspetti più critici della missione. Teniamo anche presente della temperatura. Le temperature sono molto basse. Su Marte si va da un massimo di 20 gradi a un minimo di meno 120-130 gradi, con una temperatura media di circa meno 55. Quindi uno dei problemi più grandi era far sì che il freddo non andasse tutto in rovina, per cui quella cosa lucida che si vede da sotto è un isolante,
E poi c'è un sistema di riscaldamento elettrico che traduce un po' dell'energia assorbita dai pannelli in calore per far passare la notte a una temperatura non inferiore ai meno 20-30 gradi. Siamo alla prossima diapositiva. Ecco, questa è una visione dall'alto del pannello, dove si vede, diciamo, le antenne. Vogliamo andare all'altra diapositiva. Ecco, qui si vede benissimo l'obiettivo, quello verso il basso, bianco e nero. Vediamo anche la prossima. Ecco, questo è un diciamo quasi primo piano dei due mozzi rotore, e qui si vedono i motorini, che sono questo affare cilindrico sopra il primo, e ce n'è uno simile dall'altra parte. Si vedono le biellette di cambio passo delle pale, e si vedono i cuscinetti elastomerici. Qui probabilmente c'è solamente un cuscinetto per la variazione di passo, mentre invece gli altri movimenti della pala sono permessi da questo materiale, che non è rigido, infatti si chiama elastomergine per questo motivo. Ma rivediamo come fa a tenersi per aria questa massa. Può anche togliere, eh? Può anche togliere. Questa è la prima fotografia della sua ombra ripresa da Gemini con quella macchina fotografica in bianco e nero che prima abbiamo intravisto l'obiettivo. Puoi togliere un attimino. Abbiamo detto che il rotore è 1,20 m di diametro. Questo significa ovviamente che una singola pala è 60 centimetri. Facendo 40 giri al minuto, è facile calcolare che l'estremità della pala ha una velocità rispetto all'atmosfera marziana di 150 metri al secondo, che è pari a 450 km/h. Considerando che a quelle condizioni di temperatura la velocità del suono in quell'atmosfera dovrebbe essere di circa 900 km/h, possiamo affermare che l'estremità della pala va a Mach 0,5, forse Mach 0,6. Mach è relativamente basso, e quindi qui ancora lo possiamo considerare incomprensibile. Consideriamo inoltre che l'atmosfera di Marte è fatta al 96% di anidride carbonica. E la rete carbonica, stranamente, ha un coefficiente di viscosità che è circa il 20% più basso del coefficiente di viscosità dell'aria. E questo ci fa supporre, viste le dimensioni non proprio microscopiche del mezzo, che siamo in un regime aerodinamico ancora dove le forze viscose non sono ancora preponderanti, e quindi vola in un regime, diciamo, di aerodinamica, in un sviluppo classico di volo. E teniamo presente, d'altra parte, che dato che il peso su Marte è equivalente a 660 grammi, ognuno dei rotori sopporta 330 grammi, ogni pala sopporta solamente 170 grammi. Anche se l'atmosfera è estremamente rarefatta, in queste condizioni si riesce a fare. Ci sono un altro paio di problemi. Uno è quello della temperatura, che abbiamo accennato prima, un problema molto grosso visto che i due si bassi. Un altro problema è quello che l'elicottero non può essere pilotato con un normale aeromobile a pilotaggio remoto, per il semplice motivo che si trova a circa 290-300 milioni di chilometri. Siccome la luce va a 300.000 km al secondo, ci vogliono circa 1000 secondi a segnale elettromagnetico dalla Terra per raggiungere Marte, il che significa circa un quarto d'ora. E quindi ogni volo deve avere una programmazione a sé stante. Il primo volo, come abbiamo detto prima, è venuto il 19 aprile. È stato un volo molto semplice, molto semplice. L'ingegnere ha acceso il motore, si è staccato dal suolo, ha compiuto un'ascensione verticale di circa 3 metri, si è fermato per qualche secondo, una ventina di secondi, e poi è riatterrato dolcemente al suolo. Anzi, esattamente, poi è durato 39,1 secondi e si è svolto senza imprevisti.
È stata una cosa molto semplice, però teniamo presente tutte le difficoltà che abbiamo illustrato prima. Quindi dopo metteremo molto più male con l'entusiasmo del personale del centro di controllo, quando dopo un quarto d'ora è arrivato, sono i risultati del volo. E abbiamo anche visto quella fotografia bianco e nero dell'onda del genere scattata appunto proprio dopo il volo. E che cos'è successo? Una cosa simpatica, possiamo dirlo, è che il campo dove quel piccola zona di terreno dove ha operato l'elicottero è stata intitolata ai fratelli Wright. Infatti l'hanno chiamata Wright Brothers Field, perché nel 1903 i fratelli Wright a North Carolina fecero i primi voli con il loro aereo IT-8. Non solo, ma sotto il pannello fotovoltaico hanno incollato un pezzettino grande come un francobollo, un pezzo di tessuto che era stato staccato dalle ali del velivolo dei fratelli Wright. Il secondo volo è avvenuto il 22 aprile, è durato 52 secondi e ha fatto degli spostamenti laterali di un paio di metri e era arrivato all'altezza di circa 5 metri. Si è inclinato di 5 gradi prima a destra e a sinistra, ha fatto degli spostamenti e poi è rientrato per terra. Sembra anche questo, sembra niente, sembra una cosa facilissima, però teniamo presente che non c'erano i comandi da terra, era un programmino che era stato messo internamente all'elicottero, dopodiché tutti i dati sono stati tramite Perseverance, fatto la montata, sono ritrasmessi, arrivati alla terra, sono stati analizzati e i tecnici hanno constatato che le cose sono andate bene secondo i programmi e hanno riorganizzato il terzo volo. Il terzo volo che è avvenuto il 25 di aprile. E che cosa fa? Il piccolo elicottero si è sollevato da terra, ha raggiunto 5 metri di quota. E a questo punto ha fatto 50 metri in orizzontale a una velocità che è arrivata a 2 metri al secondo, che sono 7 km/h, e poi è ritornato al punto di partenza. Ha fatto circa 100 metri, e durante questa prova sono state fatte delle riprese a colori che saranno inviate sulla Terra quanto prima, e probabilmente la NASA le metterà a disposizione dei suoi siti. Quindi a tutt'oggi mi risulta che abbia fatto 3 voli. Probabilmente ne farà altri 2. Dopodiché la missione in genere dovrà terminare perché non può durare più di 30 giorni. Questo è, anzi, 31 giorni, 30 giorni marziani. Il giorno su Marte dura 24 ore e 40 minuti. Da questo punto di vista, apro una parentesi, è molto simile alla Terra, perfè la distanza della Terra sono 150 km dal Sole e la distanza Marte sono 200 milioni di chilometri, non molto diversa. L'asse terrestre della Terra è inclinato di 23 gradi, l'asse terrestre su Marte è inclinato di 25 gradi. La giornata dura quasi esattamente, l'anno dura poco meno del doppio, dura poco più di 600. Quindi su Marte le stagioni hanno una durata quasi doppia di quelle della Terra. E ovviamente il problema è l'atmosfera, sulla Terra siamo fortunati, abbiamo il 20% di ossigeno e su Marte invece hanno il 96% di anidride carbonica. Però perché è stato scelto quel posto? È stato scelto quel posto che si chiama Giorgio, non mi ricordo, Giorgio Zero Crater. Perché pare, secondo gli astronomi che hanno studiato a fondo le foto di Marte fatte negli ultimi anni dalle altre sonde, sembrerebbe che in quel posto ci fosse stato, in ere geologiche passate, un pozzo d'acqua che abbia sfociato in un grande lago in quel posto. Quindi potrebbe essere un posto ideale dove trovare delle tracce strane, chissà se ci sono tracce microbiche, tracce di vita alimentare, o qualcosa del genere. Hanno detto, se ci sono su Marte, questo è un'ipotesi più probabile, dove andare a cercare.
Dicevo prima che purtroppo dopo il massimo 30-31 giorni la cosa dovrà finire per un fatto di costi. Pare che la parte ingente di tutta la missione del Perseverance sia costata da studio, sviluppo, costruzione, prove e controprove circa 5 milioni di dollari, compreso l'utilizzo di Perseverance per seguire ingente. Siccome per sé dovrebbero fare tante altre cose, come accennavo prima, non può permetterci di perdere tempo e quindi soldi per stare appresso all'elicotterino. Però sembra che la missione principale degli Ingenuity sia andata a buon punto, cioè quella di riuscire a dimostrare che si può volare con un mezzo più pesante dell'atmosfera su un altro pianeta diverso da quello della Terra. Con questo ho concluso. Ringrazio chi ha avuto la pazienza di ascoltarmi. Adesso vi propongo un filmatino del primo volo. Si vede molto poco, quindi state molto attenti, e soprattutto l'entusiasmo dai tecnici del laboratorio della NASA. Grazie e buonasera. Planet.